Il decreto legislativo 66 del 2017, in attuazione alla delega contenuta nella legge 107 del 2015, è centrato sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata in legge ai sensi della legge 104, che modifica direttamente in alcuni punti fondamentali. Occorre precisare che alcuni termini e decorrenze sono state posticipate, come la sua entrata in vigore al 1° di settembre 2019, dalla legge di bilancio 2019, per dar modo al governo di apportare alcune modifiche al decreto. Si ribadisce, che l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa tutte le componenti scolastiche, non solo il docente di sostegno, ossia i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, gli studenti e le famiglie, nonché gli operatori istituzionali. In particolare, il decreto rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica, definisce i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi di inclusione, Stato, Regioni e enti locali, incrementa la qualificazione professionale specifica delle commissioni mediche per gli accertamenti, introduce il modello biopsicosociale della classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, ICF, adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'ambito del nuovo profilo di funzionamento. Questa è la novità, si può dire, più importante della riforma, elaborato dall'unità di valutazione multidisciplinare con la partecipazione della famiglia. Introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del profilo di funzionamento. Riordina e rafforza i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica. Il piano educativo individualizzato diventa parte integrante del progetto individuale. Prevede inoltre una formazione specifica per il personale docente, dirigente e ATA. E infine introduce un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Dal punto di vista organizzativo, tra le novità contenute nel decreto, emerge che a livello centrale si terrà conto d'ora in poi della presenza in ciascuna scuola di alunni con disabilità per l'attribuzione del personale ATA alle scuole. Inoltre, si terrà conto del genere di ciascuno studente per l'assegnazione alle stesse dei collaboratori scolastici, anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale. Resta invece ferma la disciplina prevista dall'articolo 5 del DPR 81 del 2009 per la costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo che il numero non superi i 20 alunni.